Allora ragazzi, queste sono le serate più belle, le serate di milanisti, di milanismo, di territorio, di aggregazione. Mi trovo a Torre Vecchia Teatina e alle mie spalle vedete il logo del Milan Club Urlo del Diavolo. Torre Vecchia Teatina è a 10 minuti da Pescara e a 10 minuti da Chieti, così nessuno si offende. C'è questo bellissimo Milan Club che viene inaugurato questa sera. Sono felice e onorato di essere qui, così finalmente per una sera non parlo di infortuni. C'è addirittura chi capisce che io dico che gli infortuni sono colpa dei tifosi. Ragazzi, bisogna impegnarsi. Io chiedo solo all'ambiente, al mondo, ai social, a tutto ciò che viene recepito, di non continuare a parlare, di concentrarsi sulle partite, fermo restando che gli infortuni sono un problema importante certamente da risolvere. Però quando poi c'è il contatto con i milanisti, mi hanno fatto un'accoglienza veramente emozionante, poi c'è il contatto fisico, c'è il sorriso e tante, qualche tontante, qualche amarezza e qualche incomprensione se ne va. Qui c'è, guardate, c'è l'inno del Milan che va. È bellissimo questo Milan Club perché nel ristorante dove ci troviamo il proprietario è un socio del Milan Club che ha messo a disposizione la sua struttura per i suoi amici, per la sua sede, per la serata. Vedete questo bellissimo striscione, guardate quante belle persone, quanto Milan c'è. Allora, signor sindaco, c'è il sindaco del paese che si chiama Francesco Seccia, il sindaco di Torre Vecchia Teatina, che ha fatto un bel discorso parlando sì di calcio e di Milan, ma soprattutto di sociale e di aggregazione, sindaco Seccia. Assolutamente, direttore, per noi questo è un momento importante, anche alla luce degli eventi degli ultimi 2 anni, dove ritrovarsi, stare insieme è diventata quasi una chimera. Noi, grazie alla fede, alla passione per il nostro club, per i nostri amati Coroli, stiamo ritrovando quell'entusiasmo di stare insieme e di vivere momenti sereni. Speriamo che il futuro sarà ancora più roseo da questo punto di vista e come sempre forza Milan. Ecco, il sindaco, dovete sapere che fa il cardiologo nella vita. Sì. E oggi quando ho letto delle qualche linea di febbre per Teo Hernandez, perché lei sa, sindaco, che se succede qualcosa un giocatore del Milan è colpa mia, è colpa di quello che dico io. È un po' anche come i sindaci, qualsiasi cosa succede all'interno del paese è colpa del sindaco, quindi condividiamo questa croce. Però dai, oggi si è allenato, giocherà domenica. Speriamo, ce lo auguriamo tutti quanti, ce lo auguriamo. Bello, mi fa piacere, un sindaco giovane, un bel Milan Club. Grazie, direttore. Andiamo a conoscere anche tutti gli altri milanisti che sono qui. Qui c'è Steve Petrongolo, è il presidente di questo Milan Club, che diventa Milan Club questa sera, ma è da anni un gruppo di amici affiatati. Steve, diventa un Milan Club ufficiale dal 5 luglio di quest'anno. Questa sera facciamo l'inaugurazione e sono 4 anni che abbiamo cominciato questa avventura insieme e abbiamo deciso di fondare questo Milan Club ufficialmente da quest'anno. Sì. Ecco, c'è un bellissimo logo, l'Urlo del Diavolo. Chi lo ha fatto? L'abbiamo fatto fare noi da un grafico amico nostro. Ecco, sarete a San Siro per Milan-Napoli domenica sera? Sì, per Milan-Napoli, per Milan-Roma il 6 gennaio e quando possiamo seguiamo sempre Milan. Ecco, vi riunite anche come Milan Club di tutto l'Abruzzo, Steve? Sì, partiamo insieme agli altri club d'Abruzzo, ogni domenica ci coordiniamo tra di noi e tutti i nostri tesserati vanno a Milano insieme, sì, tutto Abruzzo parte insieme. Bellissimo, bellissimo. Steve, andiamo fra i tavoli, ci sono i bambini però non si possono inquadrare, da lontano, guardate i bambini, guardate che bel tavolo di bambini, bellissimo, è un bel tavolo di bambini, le nuove leve del tifo rossonero, insomma possiamo passare il testimone, possiamo passare la staffetta. Te sei uno che ha voglia di parlare di mercato, secondo me. Io? Io? No, sono il presente, si pensa. Ecco, vedete i tavoli, vedete i palloncini, guardate l'organizzazione. Number one. Ciao ragazzi, mi raccomando, domenica chi va a San Siro, tanto cuore. Io soffro davanti al televisore, mi dispiace, questa volta soffrirò davanti a lui.
siamo stati due domeniche. Ci crediamo. Noi siamo già stati domenica alla Salernitana. Beh, abbiamo vinto. Quindi. Si sono scelti una partita facile, però da andare. Diglielo, Però anche tu stai a casa domenica sera, Allora ragazzi, facciamo, è bellissimo il viaggio fra i tavoli, la realtà del popolo rossonero, dei tifosi di tutti i giorni. Anche qui ci sono, vieni, lui mi ha, lui è Alessandro? Gianluca, quindi Cannato. Buonasera a tutti. Ecco Gianluca, che quando sono arrivato mi avete fatto veramente emozionare con l'inno del Milan. È il minimo che potevamo fare, direttore. Beh, il minimo, però sai, tutte le cose che facciamo noi le facciamo solo perché esistete voi. Se non ci foste voi non ci saremmo noi. Sì, questo sicuramente è un merito, dove ci sono persone che veramente amano questa squadra, però ripeto, sempre grazie a voi che questa forza ce la date voi a noi, perché ci incoraggiate, non ci fate sentire soli anche nei momenti quando perde il Milan, che noi possiamo dire tante cose, però siete voi che ci fate capire che la fede della squadra rossonera è un'altra cosa. Quindi grazie a voi tantissimo, direttore. Vedo queste bellissime felpe, vieni qua Mirko. Vedo queste bellissime felpe, facciamole vedere, sì. Le felpe, Milan Club Borrevecchia Teatina, alcune felpe bianche, alcune felpe nere, ma tutte rossonere. Sempre, sì. Sempre queste, sempre rossonere. Ecco, siete contenti di vedere questa sera qui tanti tifosi? Noi, come diceva il presidente, è la prima esperienza, il primo anno, e devo dire che siamo contentissimi sia di averti qui presenti mezzo a noi questa serata e per tutto quello che stiamo realizzando. Benissimo ragazzi, l'Abruzzo è una terra meravigliosa perché si passa dal mare alla montagna in pochissimo tempo e c'è tanta natura. Infatti Torrevecchia Teatina è una località molto nota per l'olio e per il vino. Guardate ancora il panorama dall'alto di tutti i milanisti di questa bellissima serata. Lasciamo i colori rossoneri sullo sfondo, pensiamo alla partita di domenica sera, perché poi le partite sono quelle che decidono, che orientano, che determinano. Le partite sono sempre la cosa migliore, il campo. Poi è chiaro che le partite sono dure e speriamo che non lasciano strascichi polemici. Ci vediamo domani naturalmente per la rassegna stampa e ci vediamo domani da Milanello dopo la conferenza stampa del nostro allenatore Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Napoli. Ciao a tutti, a domani.